bentornati in questo nuovo video. Scusate per il lungo periodo di inattività, però vi devo ringraziare tantissimo perché siete diventati 609 in questo momento, oggi martedì 6 luglio. E cosa volevo dirvi? Che poi in realtà non so nemmeno quando voi avrete del video, ma dettagli. Comunque vi devo ringraziare anche perché il mio corso base completo di Python Tech Inter, che forse è il video più visto sul mio canale, ha quasi 13.000 visualizzazioni. Per me è un grande traguardo, anche perché questi aspetti della programmazione in realtà non sono quasi cagati da nessuno. Però, niente, vi ringrazio veramente tantissimo, anche perché sono quasi un anno, 11 mesi, ecco, come si può notare qua, che non pubblico un video. Che poi, tra l'altro, gli ultimi video che ho fatto hanno ricevuto anche delle visualizzazioni molto importanti. Ma oggi perché siamo qua? Oggi siamo qua perché, rivedendo i miei video scorsi, mi sono accorto che esattamente questo video qua, cioè Pac-Man with Processing, ha ricevuto quasi 4.000 visualizzazioni un anno fa. E quindi ho detto, perché non portare un altro video su processing, sulla programmazione con processing? E quindi, niente, sono qui per iniziare e oggi andremo a creare un piccolo giochino, come avrete detto dal titolo, un giochino molto classico, ovvero Pong Game. Però, prima di fare ciò, vi lascio un attimo alla pubblicità. Sponsorizzato da me stesso. Che cosa vuol dire? Come potete notare a schermo, qui trovate il mio server Discord. Ma a cosa serve questo server? Ve lo faccio veramente molto veloce, veramente 10 secondi del vostro tempo. Allora, questo server serve per mettere in comunicazione me con voi. Molto semplice, quindi vi lascio il link in descrizione per accedere al mio server Discord, dove potremo chiaramente parlare di qualsiasi argomento della programmazione, ma anche di matematica, di elettronica, di Arduino, che riguarda chiaramente più l'elettronica, ma anche di linguaggi come Python, Java, eccetera, eccetera, come potete notare qui al lato, ma anche per rilassarci e per chiaramente seguire le mie live che farò appunto sia sulla piattaforma Viola che su, qui, qui su YouTube, di cui appunto mi sto ben preparando. E anche per giocare eventualmente a Minecraft, che è uno dei giochi che preferisco e forse l'unico gioco a cui gioco, appunto. Quindi, niente, vi lascio il link in descrizione, quindi se volete entrare siete benvenuti, ben accetti. E quindi, niente, questo è il mio sponsor e in realtà non mi pagano una lira, però dettagli. Quindi continuate col video. Bella regà. Bene, eccoci qua. Adesso andremo a creare il nostro giochino. Iniziamo subito dal dire che questo video non sarà un video molto corto, sarà un video in cui andremo a cercare di capire tutti gli aspetti generali della programmazione con processing, e per fare questo appunto andremo a creare un giochino. Il giochino che andremo a creare è Pong Game. Allora, Pong è un gioco che è stato creato negli anni 70, come c'è scritto qua su Wikipedia, ed è un gioco della sezione, diciamo, del genere arcade. E niente, per chi non conoscesse il gioco, semplicemente ci sono questi due paddle di lato che devono far rimbalzare una pallina, e se la pallina appunto arriva al bordo destro o bordo sinistro senza che il paddle arrivi a toccarla e quindi a farla appunto rimbalzare, il punto, quindi lo score, viene a modificarsi per il lato opposto, chiaramente a dove appunto si è andata a scontrare la pallina. Quindi noi dovremmo cercare di gestire tutto questo. Diciamo che questo video verrà diviso in varie sezioni, quindi non vi preoccupate, cercherò di essere il più chiaro possibile, perché cercheremo appunto di riapprocciarci in modo semplice alla programmazione con processing che avevo già aperto nel video di Pac-Man, che vi lascio sotto nella descrizione per chi se lo fosse perso, però non vi preoccupate, perché tutti gli aspetti principali li andremo a rivedere con molta calma, quindi sarà un video molto lungo. Allora, cominciamo subito da cercare processing. Il processing è un linguaggio di programmazione. Questo qua è il sito ufficiale di processing.org, quindi cercatevelo. E per chi fosse interessato, diciamo, a esplorare ancora di più il mondo di processing, ci sono varie sezioni qua in alto. Come si può notare, abbiamo p5.js, processing.py, processing for Android e processing for Pi, che sarebbe Raspberry Pi. Quindi magari in futuri video cercheremo di analizzare ognuna di queste sezioni principali. Però oggi ci concentriamo su processing. Processing cos'è? Processing è un linguaggio di programmazione grafico ed è veramente potente proprio perché ci consente di realizzare della grafica in modo molto semplice sfruttando come linguaggio di base, poi questo può essere cambiato, il Java. O meglio un simil Java, un po' come succede con Arduino, che non si scrive in C puro o C++, ma si scrive in wiring. Comunque anche per Arduino magari lo andremo a vedere in seguito. Per scaricare processing basta andare qua nella sezione download processing e scaricare processing per la versione del vostro sistema operativo. Nel mio caso macOS X, nel vostro caso può essere Windows o Linux. Non c'è chiaramente alcun tipo di problema su questo.
Un'altra cosa molto interessante di questo sito è sono le reference. Le reference non sono altro che tutte le funzioni, tutti i metodi, tutti i tipi di dati supportati dal linguaggio. E questo qua è molto importante per capire alcuni concetti. Ad esempio, nel nostro caso dovremmo andare a creare una pallina, quindi un'ellisse, cioè una circonferenza, però la circonferenza deriva dall'ellisse se uno ci pensa bene, no? E quindi ci sono tutti vari aspetti che andremo a studiare insieme e che potremo vedere, per esempio anche qua per la gestione del mouse, ok? Eccetera, eccetera. Quindi ora direi subito di cominciare. Una volta che avrete scaricato Processing sul vostro computer, non dovete fare altro che aprirlo. Io in questo momento ce l'ho qui aperto e ho già aperto uno sketch, quindi voi vi troverete davanti questo sketch, questa finestrina qua, che non è altro che il nostro HID di programmazione, un po' come accade con Visual Studio Code quando scrivete codice in Python o JavaScript, eccetera, eccetera. Quindi un attimino mettiamo a tendina Safari ed ecco qua lo sketch. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo capire? Allora, prima di tutto dobbiamo capire che qua sotto ci sono, qua in alto, scusate, i due bottoni per eseguire e per stoppare il programma in esecuzione. Qui, in questa sezione qua bianca, possiamo scrivere il codice in modo molto tranquillo. Questo qua è il nome dello sketch che tra un attimo andremo a modificare. Dopodiché abbiamo una sezione per il debug, la sezione del linguaggio di programmazione supportato, nel nostro caso è un simil Java. Poi abbiamo qua in basso questa finestra nera che sarebbe la console, che nel nostro caso non ci interessa perché abbiamo detto che dobbiamo appunto lavorare dal punto di vista grafico, quindi possiamo anche abbassarla. E poi c'era anche una sezione, diciamo, per la gestione degli errori, delle problematiche, quindi buona sapersi, insomma. A questo punto quello che andiamo a fare è fare un salvataggio di questo sketch all'interno della nostra scrivania. Lo andiamo a salvare come Pong. Ok, quindi lo andiamo a salvare. In questo momento abbiamo creato il nostro progetto. Ok, il nostro progetto Pong, che sostanzialmente, come si può dire, è stato riscritto il file qui Pong. Quindi facciamo doppio clic qua e andiamo a ingrandire il tutto. Perfetto, a questo punto siamo pronti per scrivere il nostro giochino. Allora, cerchiamo un attimino di analizzarlo però prima. Quindi torniamo un attimo qua e torniamo nella pagina di prima, ovvero quella di Pong. Pong è un gioco che principalmente possiamo vederlo come due oggetti, cioè abbiamo un oggetto pallina, un oggetto ball e un oggetto paddle, che sono due, quindi sarebbero due oggetti della stessa classe. Sto ragionando in classe oggetti proprio perché per creare un giochino in maniera normale, in maniera piuttosto efficiente, cioè un giochino che non vado ad utilizzare solamente funzioni e classica programmazione, ma anche appunto classi e oggetti, bisogna imparare a ragionare in questo senso, ed è proprio per questo che sfrutteremo processing al massimo. E poi c'è anche lo score, che però in questo caso non lo andrei proprio a menzionare come una classe, perché diciamo, cioè, esistono delle funzioni in processing che ci consentono di andare a gestire questo in maniera abbastanza tranquilla, come la funzione text, appunto. Quindi direi subito di iniziare. Allora, che cosa ho detto? Abbiamo un oggetto pallina, abbiamo un oggetto paddle, eccetera, eccetera. Però prima di affacciarci al giochino in sé, cerchiamo di capire un attimino che cosa succede se io premo Run. Ecco qua. Allora, un secondo. Perfetto. Se io premo Run, l'output di questo script che io sono andato a scrivere, cioè niente, è una finestra vuota, una finestra. Quindi questo ci fa capire quanto Processing sia effettivamente un linguaggio grafico, un linguaggio che come output ci dà un'interfaccia grafica, quindi non si aspetta niente da riga di comando come potrebbe essere il C o il C++ o Python, che è un linguaggio interpretato. Quindi si va subito sulla programmazione grafica, e questo è veramente molto potente e molto importante da capire. Cioè, io non ho scritto una riga di codice e l'output è stato una finestra. Detto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire che esistono due funzioni principali, la funzione setup e la funzione draw. Ora, che cosa sono queste due funzioni?
La funzione setup è la funzione che tende a settare tutti i parametri della finestra che abbiamo appena visto di default. Quindi quando si avvia la finestra sono i parametri iniziali, i settaggi iniziali della nostra finestra. Mentre la funzione draw è una funzione che viene ripetuta all'infinito, ok? E che tende a scrivere, appunto, a disegnare sulla finestra qualcosa. E lo fa in continuazione. Quindi non è statico, come la funzione setup, è dinamico. Perché dico che è dinamico? Perché viene ripetuta all'infinito. Questo qua è il primo concetto da capire per iniziare a programmare in processing. Ci sono queste due funzioni. Per chi fosse esperto della programmazione con Arduino, ad esempio, visto che processing Arduino vanno di pari passo, poi vedremo come. Cosa accade? Accade che anche in Arduino ci sono due funzioni principali, solo che una è setup e l'altra è loop. Loop, diciamo, ci fa più intendere al loop, cioè una cosa che si ripete, piuttosto che la funzione draw, come in questo caso. Però il funzionamento è pressoché lo stesso. Chiaramente Arduino non è un linguaggio, cioè Arduino è una scheda, quindi la sua programmazione non è grafica, assolutamente. Quindi è proprio per quello che si parla di loop e non di draw, ok? Però torniamo a processing. Allora, a questo punto cerchiamo di capire un attimo qualche cosa principale. Per esempio, se io volessi ridimensionare quella finestrella piccolina, dovrei utilizzare la funzione size. La funzione size accetta due parametri che sono due interi, come c'è scritto qua. Ok, la funzione size si aspetta dei parametri come size int, virgola int, che sono rispettivamente l'altezza e la lunghezza della finestra. Andiamo nelle reference, andiamo su processing, andiamo nella reference, andiamo a vedere bene che cos'è questa funzione size. Quindi facciamo command f, size, eccola lì. Ok, come si può notare, nel setup viene utilizzata l'istruzione size 320-240 punte virgola. Ma cosa sono questi numerini? Ecco qua, la sintassi è pressoché questa, cioè width and height, che è lunghezza e altezza della nostra finestra. Questo è molto importante, come vi stavo dicendo, le reference sono importantissime per la programmazione. Un bravo programmatore deve saper utilizzare la documentazione del linguaggio di programmazione, chiaramente. Quindi, andiamo subito qua. E che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere per esempio 800x600. Ok, come si può vedere non ci sono più errori. Andiamo a fare esegui. Ed ecco qua la nostra finestrella, molto più grande chiaramente. E niente, andiamo a vedere come appunto abbiamo modificato la dimensione in maniera molto semplice. Perfetto. Fatto ciò, cosa andiamo a fare? Andiamo a settare lo sfondo della finestra in nero, perché lo sfondo di Pong è nero, mentre gli oggetti sono, diciamo, bianco-grigino. Gli oggetti intendo i due paddle ai lati e la pallina, e anche lo score, ovviamente. Allora, per fare ciò utilizziamo l'istruzione background, la funzione background. Che si aspetta un parametro. Se noi andiamo nella reference, anche in questo caso, adesso questo fatto delle reference lo faccio adesso, però poi non lo farò per tutto il video, chiaramente. Però se noi andiamo nella reference di background, ok, notiamo come si aspetta un parametro. Questo parametro è principalmente un valore RGB, ok, come si può ben notare. Nel nostro caso, se noi inseriamo 0, lo sfondo sarà nero, se inseriamo 255, lo sfondo sarà bianco, perché il range va da 0 a 255. Quindi andiamo a eseguire, ed ecco qua che abbiamo la nostra finestra con lo sfondo nero. Perfetto. Quindi già in realtà abbiamo fatto già tanto, ok? Scrivendo due righe di codice, perché le due funzioni in realtà sono di default. Ok, perfetto. A questo punto, come già stavo dicendo prima, dobbiamo stare attenti a che cosa? Agli oggetti che ci possono capitare. In particolare, abbiamo detto che ci sono un oggetto ball e un oggetto paddle. Allora, per quanto riguarda l'oggetto ball, lo andremo a creare esattamente adesso.
Cioè, andiamo a crearci una nuova scheda e lo chiamiamo ball. Quindi andiamo a crearci proprio la nostra pallina, per capirci, ok? Allora, cominciamo. Per creare la nostra pallina dobbiamo pensare in classi oggetti. Quindi dobbiamo crearci sicuramente una classe ball. Ok. Ora pensiamo ad una pallina. Una pallina avrà delle coordinate per quanto riguarda la posizione nello schermo, quindi float xy. Avrà una velocità sia in direzione x che in direzione y, quindi direi speed x e speed y. E poi avrà una sua rappresentazione. Per rappresentare una pallina che in 2D non è altro che una circonferenza o un'ellisse, nel nostro caso una circonferenza, ci vuole il diametro. Quindi il diametro. Ok. Altro aspetto molto importante è il colore. Esiste un tipo di dato che adesso non andremo a vedere nel dettaglio, color, che chiamerò C. Appunto, memorizzare il colore che vogliamo dare di default alla nostra palla. Ok, a questo punto creiamoci il costruttore. Il costruttore si aspetta chiaramente i parametri iniziali che andremo a passare dall'altro file a questo file. Vi faccio notare una cosa: processing lavora su con processing si può lavorare su diversi file, ma non c'è bisogno di importarli nel file principale. Quindi, se adesso io andassi a creare un oggetto ball, ok. Non c'è bisogno di importare il file perché già si trova nella cartella del progetto e questo è molto interessante come struttura di programmazione. Comunque, il costruttore si aspetta quindi dei valori temporanei di x e y, quindi di posizioni e di diametro, che possono essere chiaramente modificati. Quindi andiamo a fare float temp x, float temp y e float temp diameter. Ok, fatto questo andiamo a memorizzare perché qui abbiamo solamente inizializzato le variabili, quindi le andiamo a scusate, le abbiamo solamente dichiarate e quelle andiamo ad inizializzare. Quindi temp x, y sarà uguale a temp y e diameter sarà temp diameter. Ok. Fatto questo, diciamo che la velocità iniziale vogliamo che sia 0, quindi mettiamo 0 sia per x sia per y. Ok. E il colore lo andiamo a inizializzare a un grigino, diciamo, che se 255 è proprio bianco, 225 dovrebbe andare più che bene. Ok, un grigino tendente al bianco. Perfetto. A questo punto quello che andiamo a fare è crearci dei metodi. I primi metodi che possiamo andarci a creare sicuramente sono il metodo move per far muovere la pallina che ricordo deve essere un movimento casuale nello schermo, okay, che va o verso destra o verso sinistra. E poi la funzione display, o meglio il metodo display che servirà appunto per visualizzare la palla all'interno della finestra. Quindi void move. E poi void display. Allora, cominciamo dalla prima. Semplicemente per far muovere la pallina bisogna modificare la coordinata x aggiungendoci il valore della velocità, che in questo caso è 0, quindi sarà ferma. Però chiaramente questi parametri possono essere cambiati all'esterno della classe, poi vediamo come. E a y deve essere aggiunto chiaramente la velocità y, in modo tale che ci sia questo spostamento, ecco. Fatto ciò, andiamo a vedere insieme che cosa, come visualizzarla sullo schermo. Come si fa? Allora, esiste un'istruzione che serve per colorare il background di una figura, di una shape. Se andate nelle reference, vi troverete la funzione fill. La funzione fill accetta un parametro che sarà il nostro colore C. Cosa
come funziona la funzione fill? La funzione fill colora del colore C lo shape, quindi la figura successiva. In questo caso ellipse. Perché ellipse? Perché se vi ricordate, ellipse serve per utilizzare chiaramente per disegnare un'ellisse sulla nostra finestra. Però se noi mettiamo come parametri di lunghezza e altezza della nostra circonferenza lo stesso valore che corrisponde al diametro, non otteniamo un'ellisse ma una circonferenza. Questo, per capirlo, dobbiamo vederlo, bisogna vederlo, in particolare cerchiamolo, eccolo qua. Ok, sto parlando esattamente di questo, cioè qui io inserisco una coordinata x, una coordinata y del centro della circonferenza per posizionarla nella mia finestra, e qua, come si può notare, avendo messo come diametro lo stesso valore, ottengo una circonferenza anche se sto utilizzando una funzione che crea delle ellissi, ok? Come si può notare, questa qua è l'altezza, scusate, la lunghezza, e questa qua è l'altezza c e d. Ok? Quindi se sono uguali, chiaramente diventa una circonferenza. Quindi che cosa andiamo a passare? La coordinata x, la coordinata y, il diametro. Ok, fatto questo, andiamo a crearci il primo oggetto. Quindi, ball, abbiamo creato l'oggetto ball piccolo di tipo ball grande. Come si può dire, non ci dà errore, come stavo dicendo anche prima, perché questo file è come se fosse già importato nel file principale Pong. Ok, quindi non ci sono grandi problematiche. A questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna andare a inizializzare il costruttore della classe, quindi bisogna fare ball uguale a new ball grande, questa è la sintassi tipica di Java, e passiamo che cosa? Allora dobbiamo passare le posizioni attuali della pallina nello schermo. In questo caso io la metterei al centro, quindi farei width diviso 2. Width serve per indicare 800, che sarebbe lui, diviso 2 quindi 400, e viene utilizzata questa per non andare chiaramente a ripetere ogni volta 800 e 600, che potrebbero essere confuse, quindi diciamo una keyword. E la stessa cosa vale per 8 diviso 2. E poi passiamo ad esempio 50. Che cosa sono questi valori che sto passando qua? Allora, width diviso 2 diventa temp x, che diventa x. E quindi quando viene rappresentata l'ellisse, viene rappresentata in quel corrispettivo valore, insomma, in quella posizione. Sia per quanto riguarda x, sia per quanto riguarda y. E poi avrà questo diametro, cioè 50. Ok? Perfetto. Fatto questo, cosa dobbiamo fare? Proviamo a richiamare il metodo move e poi il metodo display. Ecco qua. Allora, che cosa succede? Proviamo ad eseguire. Ecco qua. Come si può notare, abbiamo disegnato la nostra palletta, la nostra circonferenza. Però non si muove. Perché non si muove? Perché noi stiamo incrementando le posizioni del centro, quindi le coordinate del centro della nostra circonferenza, con 0, perché di default la velocità della coordinata x e della coordinata y sono inizializzate a 0. Quindi come fare? Andiamo sempre qui nel setup e mettiamo ball.speed x uguale a 5, quindi sto modificando la variabile speed x, mentre ball.speed y lo mettiamo random, quindi mettiamo random tra meno 3 e 3. In questo modo avrà chiaramente un valore random che può essere qualsiasi, e in questo modo non ci sarà un andamento costante della pallina. Ok? Perfetto.
Quindi andiamo ad eseguire e come si può notare si muove. Chiaramente i muri che dobbiamo andare a creare poi successivamente, cioè quello che si trova qua ai lati, non è stato ancora ben definito, proprio perché dobbiamo andarlo a ancora a creare. Però come si può notare la pallina si muove. Ok? Perfetto. Bene, a questo punto andiamo a occuparci di questa questione dei muri. Come si può fare? No? Allora, l'idea principale, diciamo, è che dobbiamo andarci a creare proprio noi dei metodi muri. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se io creo dei metodi, uno per il lato sinistro, uno per il lato destro, sto mettendo questo valore di return 0 per non far vedere l'errore semplicemente, uno per in alto, quindi mettiamo top, e uno per il lato in basso, quindi bottom. Ok, a cosa serviranno? Ora ci arriviamo. Allora, se la pallina raggiunge per esempio il lato sinistro della nostra finestra, ok, vuol dire che dovrà raggiungere, vuol dire che noi dobbiamo andare a controllare, visto che lo spostamento da sinistra a destra è la coordinata x, ok, noi dobbiamo andare a controllare questa variabile. Però se noi arriviamo a superare il lato sinistro della finestra oppure il lato destro della finestra, succede che la x è la coordinata del centro della nostra circonferenza. Quindi come funziona? Funziona che dobbiamo, nel caso di left, togliere il diametro diviso 2, quindi il raggio della nostra circonferenza, proprio perché in questo modo, quando la pallina rimbalzerà, proprio perché ha trovato l'ostacolo del muro, ok, che cosa succede? Succede che non andrà a rimbalzare al centro, ma al bordo della pallina, ed è proprio quello che noi vogliamo. Quindi dobbiamo togliere il raggio, semplicemente, proprio perché la x è la x del centro, ok? Perché lo devo togliere nel caso di left? Perché mano a mano, perché diciamo che da sinistra verso destra la x aumenta, quindi di conseguenza se io supero il lato sinistro dovrò togliere per fare in modo che appunto raggiunga il bordo, ok? Quindi controsenso, chiaramente a destra bisogna aggiungerlo, il diametro diviso 2. Proprio perché andando sempre più a destra la x aumenta. Per quanto riguarda invece top e bottom, la coordinata che ci interessa è la y, però non la y soltanto, ma sempre la y considerando questo diametro diviso 2. Ma come? Nel caso di top, visto che andando sempre verso l'alto la y diminuisce, mettiamo meno diametro diviso 2, mentre nel caso di bottom più diametro diviso 2. Ok? Perfetto. Ma cosa ci servono questi metodi che non sono di tipo void ma sono di tipo float, quindi hanno una return? Ci servono di qua. Perché? Perché se noi andiamo a creare che cosa? Delle if di controllo. Per esempio, se ball.right, ok, diventa maggiore, quindi che cosa vuol dire ball.right? Vuol dire che questo diventa più grande della dimensione della lunghezza della nostra finestra, quindi di width, ok? Se accade questo, quindi la mia pallina si sta muovendo da sinistra verso destra e la coordinata, diciamo, viene superato, cioè la coordinata x più il diametro superano la lunghezza della nostra finestra, ok? Allora, chiaramente, la pallina deve essere mandata nella direzione opposta, quindi deve essere respinta, deve rimbalzare. Per fare questo,
bisogna semplicemente modificare il valore della speed x, cioè anziché incrementarla bisogna diminuirla, quindi bisogna far sì che la variabile speed x sia uguale a meno se stessa, semplicemente. In questo modo, se prima era 5, ok, diventerà meno 5, quindi andrà a togliere, quindi andrà dalla parte opposta. Molto semplice. Questa cosa deve essere fatta in maniera chiaramente opportunamente diversa per altre tre volte, per ognuno dei lati. Quindi per esempio se vado verso sinistra, non dovrò preoccuparmi di superare width, ma dovrò preoccuparmi di non andare minore di 0. Ok? E in questo caso la condizione che deve essere applicata è sempre la stessa, perché sto sempre lavorando sulla x. Mentre se vado di qua, ad esempio mettiamo bottom, dovrò stare attento a non superare che cosa verso il basso, la dimensione dell'altezza della mia finestra, e se accade questo dovrò modificare la coordinata y, quindi la velocità y, che attraverso il metodo move mi va a modificare le due coordinate. Quindi nel caso invece di top dovremmo andare a stare attenti, come per left, che non vada a minore di 0, perché vado sempre verso l'alto. Sappiamo che nelle finestre la y più è verso il basso più aumenta, di conseguenza dovrò andare a modificare il valore della velocità y. Perfetto. Ok, quindi come si può notare, la nostra pallina viene rinchiusa nella nostra finestra e si muove completamente random. Perfetto. Ok, quindi direi che per questa prima parte è tutto. E a questo punto vi lascio alla seconda parte di questo video, vi lascio qualche secondo per andare a chiarire magari meglio qualcuno di questi concetti che vedete qua al lato. Quindi niente, vi lascio un attimo, diciamo 5 secondi di tregua, e dopodiché continuiamo con la prossima parte. A tra poco. Bene ragazzi, benvenuti in questa seconda parte del nostro video. In questa seconda parte ci occupiamo principalmente di andare a capire in maniera tranquilla come realizzare il contenuto del nostro giochino. Se vi è chiara la prima parte, quindi abbiamo realizzato la classe ball per la pallina e abbiamo realizzato, diciamo, il suo funzionamento, facciamo vedere anche in esecuzione il codice che abbiamo realizzato, abbiamo ottenuto la nostra pallina che si muove random sulla finestra e chiaramente abbiamo creato anche i bordi, quindi i cosiddetti muri che riguardano appunto il lato destro, il lato sinistro, il lato in alto e il lato in basso della nostra finestra. Perfetto, capito questo? Oggi, o meglio adesso, ci occupiamo della realizzazione dei due paddle laterali. Per chi non si ricordasse cosa sono i due paddle, andando su Wikipedia chiaramente potete trovare le immagini che abbiamo visto la volta scorsa, quindi nella prima parte. E che cosa sono i due paddle? Sono questi due, diciamo, tasselli contro i quali la pallina dovrebbe sbattere per farla appunto rimbalzare. E se uno dei due paddle non riesce a toccare la pallina in tempo, quindi la pallina tocca il bordo della finestra, allora deve essere modificato lo score. Però per quanto riguarda lo score ci occuperemo nella terza parte di questo video. Oggi ci occupiamo della realizzazione, quindi in questa seconda parte ci occupiamo della realizzazione dei due paddle nel dettaglio. Cominciamo subito, anche perché c'è veramente tanto da fare. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare chiaramente a fare è la realizzazione di una nuova classe. Per realizzare una nuova classe, come avevo detto, basta creare una nuova scheda e la chiamiamo appunto paddle. Perfetto, quindi ci creiamo subito una classe paddle. Ok. Perfetto. A questo punto ricordiamo sempre che il paddle in questione non sarà più un'ellisse, ma deve essere un rettangolino. Se andiamo un attimino a vedere le reference per quanto riguarda processing, vediamo che se cerchiamo ad esempio rect, anzi facciamo così, command F rect, eccolo qui, abbiamo il rettangolino che appunto ammette quattro parametri.
parametri. Questi quattro parametri sono A, B, C, D e corrispondono alle coordinate X ed Y del rettangolo, e C e D corrispondono alla lunghezza e all'altezza. Poi ci sono anche altre opzioni, però in questo momento non ci interessano perché dobbiamo creare chiaramente un rettangolo normale, tranquillo. Quindi inizierei subito a creare delle variabili del tipo X, Y per le coordinate. Una variabile width, una height, e poi chiaramente una velocità, perché questi due paddle devono essere devono avere un proprio movimento, però solamente sull'asse delle y, e questo è molto importante. Però nulla ci vieta appunto di inizializzare una velocità x e una velocità y, chiaramente. Anche qui abbiamo bisogno di un colore, e inizializziamo il costruttore. Costruttore a cui passeremo dei valori temporanei come abbiamo fatto con ball, quindi mettiamo float temp x, float temp y. Poi che cosa? Beh, chiaramente dobbiamo passare le dimensioni del nostro rettangolino, quindi avremo una temp w che sarà a indicare la lunghezza, e poi una float temp h che appunto sarà la nostra altezza. Quindi x sarà inizializzato a temp x, y a temp y, e questo è abbastanza monotono, se vogliamo, come discorso. Ok, a questo punto inizializziamo sempre a zero le due velocità, come abbiamo fatto precedentemente. Non spreco troppe parole su questo, anche perché è molto similare a quanto ho già fatto con la scorsa classe. E anche qua mettiamo il colore a 225, che è quel grigino molto chiaro, molto carino. Perfetto, una volta fatto questo, ci creiamo anche qua gli stessi pressoché metodi. Infatti abbiamo bisogno di un metodo move per poter muovere la coordinata y incrementandola di speed y. E la stessa cosa per la coordinata x. Dopodiché ci creiamo un metodo display, anche in questo caso, che appunto si occuperà invece della visualizzazione a schermo del nostro paddle, anzi dei nostri paddle, perché sono due. Ok, infatti, spoiler, andremo a creare due oggetti, un oggetto di sinistra e un oggetto di destra. Però adesso ci arriviamo tra pochissimo. Come per la scorsa volta, andiamo a utilizzare l'istruzione fill per il riempimento e utilizziamo l'istruzione rect, o meglio la funzione rect, alla quale dobbiamo andare a posizionare correttamente i due paddle. In questo caso i due paddle non possono verificarsi a queste due coordinate x e y, ma dovranno essere messi uno a sinistra e uno a destra, quindi per fare questo dobbiamo togliere sostanzialmente la metà per quanto riguarda width, per quanto riguarda chiaramente la coordinata x, perché ricordiamo che la lunghezza riguarda la coordinata x, mentre l'altezza h riguarda la coordinata y. E dopodiché mettiamo le dimensioni per quanto riguarda lunghezza e altezza che corrispondono a w, a w e ad h. Ok, fatto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare intanto a crearci i due oggetti, quindi ci andiamo a creare... Che cosa? Sostanzialmente due oggetti che saranno paddle, paddle left e poi paddle, paddle right. Ok, questi due oggetti li andiamo subito ad inizializzare con il costruttore, quindi facciamo paddle left uguale a new paddle, paddle, ok, e mettiamo come y ad esempio 15, anzi come x, come y chiaramente mettiamo la nostra altezza della finestra diviso 2, per poi concludere con, diciamo che la width, quindi la lunghezza del nostro rettangolo, non deve essere troppo spessa. Ricordiamo che width ricorda l'asse dell'x, quindi mettiamo ad esempio un 30, e qua come y, quindi come height, quindi come altezza, mettiamo un 200. La stessa cosa deve essere fatta per il lato, o meglio per il paddle di destra, quindi mettiamo paddle right
new paddle, solo che in questo caso dovrà essere fatto al contrario, quindi dovremmo mettere width, però dobbiamo stare attenti perché dobbiamo togliergli la dimensione che abbiamo messo prima, come x, quindi meno 15. E di qua possiamo lasciare chiaramente altezza diviso 2, e qui possiamo lasciare tutto uguale, perché i due paddle chiaramente devono avere la stessa dimensione per non discriminare nessuno. Ok, a questo punto andiamo a utilizzare i due metodi appena creati, quindi ci mettiamo qua in basso e andiamo subito a provare a fare paddle left.move, il primo metodo che abbiamo creato, e paddle left.display per visualizzarlo, e la stessa cosa deve essere effettuata con paddle right, quindi paddle right.move e paddle right.display. Perfetto, fatto questo proviamo ad eseguire, vediamo un pochino cosa succede. Ecco qua che ci sono i nostri due paddle. Perfetto, chiaramente in questo momento i nostri due paddle non si possono muovere, e adesso andremo a creare anche una questione di movimento su questi due paddle, però come si può notare sono visibili e sono anche abbastanza carini. Poi c'è anche un altro aspetto che uno deve considerare, che quando la pallina chiaramente incontra il paddle, come in questo caso, come si può notare lo ignora, ok? Perché va direttamente a sbattere contro il bordo della finestra. Mentre nel nostro caso dovremmo gestire anche questa piccola eccezione, ma una cosa alla volta. A questo punto, come per chiaramente l'altra classe, abbiamo creato esattamente questi quattro metodi che ce li andiamo semplicemente a copiare e a rincollare qua. Perché questo? Questo sostanzialmente perché a noi ci interessa, ci interessano le posizioni di sinistra, di destra, in alto e in basso, che può assumere chiaramente il nostro paddle, che poi è spezzato in due oggetti, quello di sinistra e quello di destra, però diciamo che la classe è generica, no? Di conseguenza qui utilizziamo il diametro, però in questo caso noi non abbiamo il diametro, ma abbiamo width and height, ok? Quindi lunghezza e altezza. Quando appunto parliamo di coordinata x, parliamo di width, quindi qui sostituiamo W sostanzialmente, mentre quando parliamo di Y abbiamo l'altezza, quindi H. Ed ecco qua che abbiamo creato i nostri quattro metodi in modo super veloce, perché il concetto principalmente è lo stesso. Ora, fatto anche questo, torniamo qua. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare sostanzialmente delle if similari a quelle che abbiamo già creato per la palletta. In particolare, paddle left, quindi se paddle left, per esempio, punto bottom, quindi verso il basso, risulta maggiore della altezza della nostra finestra, che cosa succede? Succede che noi dobbiamo fare in modo che il paddle non esca fuori dalla finestra, ma ai bordi si fermi, ok? Quindi come si fa questo? Accediamo alla coordinata y di paddle, utilizzando paddle left, punto y, qui ho sbagliato a scrivere, paddle, ce la posso fare, ok, e questo dovrà essere memorizzato con il valore di 8, però meno la metà dell'altezza del paddle, ok, questi sono tutti i conti geometrici che sono veramente semplici da andare a fare, quindi si accede alla coordinata h e poi si fa diviso 2, perché è la metà. Ok, adesso la cosa che bisogna fare sostanzialmente è strutturare un qualcosa di questo tipo anche per gli altri quattro casi, gli altri tre casi anzi. Quindi nel caso di top, quindi verso l'alto, bisogna stare attenti chiaramente ad non andare minore di 0, ok? E in questo caso, se si ha minore di 0, paddle left y, quindi la coordinata y, non dobbiamo preoccuparci di 8, ma può essere tranquillamente memorizzata come la metà dell'altezza, ok? Successivamente dobbiamo fare esattamente la stessa cosa per il paddle di destra. Quindi, per quanto riguarda verso il basso, se supera la dimensione dell'altezza della finestra, allora andiamo a modificare la coordinata y del paddle di destra, attenzione, e anche in questo caso si fa in questo modo, ok, mentre nel caso in cui andiamo verso l'alto non ci interessa
granché superare la finestra, ma ci interessa non andare minore di 0 e ci occupiamo sempre del paddle di destra, come in questo modo, semplicemente cambiando le variabili. Ora, tutto questo if in questo momento non servono a niente perché noi non abbiamo ancora dato delle funzioni per muovere e quindi per gestire il movimento dei nostri paddle. Bene, per fare questo esistono due funzioni nuove che sono, diciamo, funzioni principali, un po' come setup e draw, che appunto esistono in processing, che adesso andremo a vedere con molta calma. La prima di queste è void keyPressed, quindi key pressed, che letteralmente vuol dire quando premi un tasto, ok? Mentre la seconda è void key released, quindi quando viene rilasciato un tasto. Perfetto. Perché li utilizziamo tutti e due? Perché se noi appunto utilizzassimo solamente key pressed, una volta che noi premiamo il tasto e viene attuata quell'azione, ok? Quindi un movimento, quel movimento si ripete finché non premo un altro tasto, quindi questo porterebbe il nostro gioco ad essere molto più semplice. Comunque ve lo faccio vedere. Quindi proviamo a mettere questa if keycode. Keycode è inteso come alcuni tasti specifici, nel nostro caso app, ok? Adesso vi spiego tutto. Che cosa vuol dire if keycode uguale app? Se io premo sulla mia tastiera up, cioè la freccina verso l'alto nella nostra tastiera, allora il mio paddle, diciamo di destra, ok, punto speed y deve essere uguale a meno 3, ok, per farlo muovere chiaramente verso l'alto. Quindi quello che dobbiamo fare sarà creare sostanzialmente altre if di questo tipo per fare in modo di gestire tutti gli altri casi. Quindi quali sono gli altri casi? Io posso muovere il mio paddle solamente verso l'alto e verso il basso, quindi avrò if keycode uguale down, cioè premo la freccina verso il basso nella mia tastiera, e in questo caso dovrò semplicemente andare a modificare il valore della speed di y con valore 3. Mentre, e qui bisogna prestare particolare attenzione, se io utilizzo la keyword key e non keycode, in questo caso sto facendo riferimento ad uno specifico carattere. Nel mio caso possiamo mettere, ad esempio, se io premo A, ok, allora il paddle di sinistra, quindi il left, dovrà andare ad essere memorizzato a meno 3, cioè la sua velocità y, chiaramente. Mentre possiamo fare se key è uguale a z, ad esempio, sempre il paddle di sinistra dovrà essere invece memorizzato a 3, quindi la sua velocità dovrà essere a 3. Bene, se io creo questa struttura nella sola void keypressed, che cosa accade? Accade che se io eseguo il mio codice, io posso chiaramente andare a muovere con A e con Z i due paddle, quindi il paddle di sinistra con A e con Z, mentre con le freccine dell'altro verso il basso, come si può notare, con logicamente la tastiera, ma logicamente con le freccine, ok? Come si può notare, funzionano le barriere che ho creato con le due if, ok? Però qual è il problema attualmente? Il problema attuale, intanto, che a destra c'è un piccolo errore di cui non mi ero accorto. Ah, eccolo qui, perfetto. Ok, beh, anche chiaramente anche i migliori sbagliano. Ok, perfetto, tutto in diretta, meraviglioso. E niente, quindi che cosa accade? Accade che qui abbiamo chiaramente i due paddle che non possono andare oltre una determinata dimensione, però a me basta premere una volta e lui va verso il basso. Questo rende il gioco molto più semplice. Mentre se io lo voglio rendere più difficile, devo fare in modo che il mio player, il giocatore che va a giocare, debba logicamente andare a premerlo e a tenerlo premuto, perché se lo rilascia allora si deve fermare. Per fare questo basta semplicemente mettere tutte le velocità delle varie coordinate a 0. Perfetto. Quindi in questo modo il gioco diventa molto più complesso. Ok, come si può notare, questa cosa qui a tratteggio, non a singhiozzo, se vogliamo, non potevo farla prima. Ok? E come si può notare,
i due paddle arrivano verso l'alto e verso il basso e non possono andare oltre, come si può notare. Quindi devo dire che va bene così per adesso. Perfetto, perfetto. Ora, devo dire che siamo giunti quasi alla fine di questo grande percorso, di questa grande realizzazione di questo gioco. Quindi, ragazzi, vi rieseguo un attimo il codice. Nella prossima parte andremo a vedere come inserire lo score e come effettivamente gestire il fatto che la pallina vada contro i due paddle e venga respinta, e nel caso appunto tocchi i due muri vada appunto a riposizionarsi al centro e lo score venga incrementato appunto al lato opposto, quindi o al player di destra o al player di sinistra. Io spero che per questa parte abbiate capito tutto, e niente ragazzi, io vi lascio alla terza parte di questo video. Quindi vi lascio un po' di pausa e niente, ci rivediamo tra pochissimo. Benvenuti in questa terza ed ultima parte della realizzazione del nostro videogioco. In quest'ultima parte ci occuperemo principalmente di andare a creare lo score e ci occuperemo di dare effettivamente quel collegamento che manca tra i due paddle e la pallina, in modo tale che quando la pallina va a scontrarsi contro uno dei due paddle, questa appunto rimbalzi e vada dal verso opposto. Perfetto, quindi io direi di cominciare subito. In realtà il processo è molto più semplice di quello che si pensa. La prima cosa che andiamo a fare è quella di crearci due variabili, una per lo score di sinistra, che andiamo subito a creare, quindi a dichiarare e ad inizializzare a 0, e la stessa cosa lo facciamo con la variabile per lo score di destra. Perfetto. A questo punto quello che andiamo a fare è semplicemente utilizzare questi due if che abbiamo utilizzato già in precedenza. Cioè, questi due if controllavano se la pallina andava oltre, o meglio, se la posizione destra della pallina e la posizione sinistra della pallina andavano o oltre la dimensione della lunghezza della finestra oppure in negativo. In questo caso andavano semplicemente a ribaltare e quindi a mettere l'opposto del valore attuale della velocità della coordinata x, in modo tale da appunto andare a modificare l'andamento della pallina all'interno della finestra. Quindi andiamo a creare il cosiddetto muro. Cosa dobbiamo aggiungere in questa if? Sicuramente che quando accade questo, quindi quando si supera la dimensione della lunghezza della finestra, quindi si supera verso destra, ok? Chi è che vince in questo caso? Beh, il lato sinistro, quindi score left deve essere incrementato di 1. Ok, e che cosa deve succedere ancora? Che le coordinate delle palline devono tornare al centro della finestra. Quindi come si fa questo? Ball.x deve essere uguale a width diviso 2 e ball punto y deve essere uguale a 8 diviso 2. Perfetto, molto molto semplice. Ora questa cosa deve essere fatta in egual modo in quest'altra if. Però che cosa cambia? Che lo score sarà quello di destra. Ok, e semplicemente basta, semplicemente questo. Perché chiaramente la pallina deve essere sempre riinizializzata al centro della finestra. Vediamo se intanto questo funziona. Andiamo ad eseguire e vediamo che se la pallina va di là, ecco come si può notare. Il tutto è funzionale. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo intanto anche a crearci lo score. Lo andiamo a creare qui in fondo, che così non dà troppo fastidio. Per lo score dobbiamo utilizzare delle istruzioni, in particolare text size 90, mettiamo, quindi dimensione del testo 90, text align, che è la funzione per mettere il nostro testo al centro della finestra, e poi utilizziamo due funzioni chiamate text. Queste due funzioni accettano le coordinate e ovviamente quello che deve essere rappresentato, quindi il vero e proprio testo. Quindi mettiamo score right e lo mettiamo in width diviso 2 più 90 per la coordinata x, mentre 90 per la coordinata y, e score
left lo mettiamo in width diviso 2, mettiamo meno 90 in modo tale che ci sia uno spazio, e poi lo mettiamo sempre in 90 in modo tale che si trovino sulla stessa altezza, quindi sulla stessa y. Perfetto, fatto questo dovremmo trovarci a display lo score, eccolo là, benissimo, e come si può notare va ad incrementarsi, quindi già il nostro giochino è finito. A questo punto ci manca solamente il collegamento fra il paddle, o meglio i paddle, e la pallina, quindi la cosa che sembra tanto complessa, ma in realtà è piuttosto semplice. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Allora, sostanzialmente si tratta, se vogliamo farlo in modo molto semplice, di definire due if. Allora, la prima if di cui ci occuperemo sarà una if particolare. In particolare, se la pallina verso sinistra, ok, è minore del paddle di sinistra punto right, e questo potrebbe, diciamo, dare delle difficoltà di comprensione, ma che cosa vuol dire? Cioè, se la pallina andando verso sinistra ha un valore che è minore del paddle di destra, però nella posizione verso destra, che vi ricordo che punto right era questa dimensione qui, quindi x più w diviso 2, allora che cosa succede? Succede che noi sappiamo che cosa? Che la pallina verso sinistra, ok, si trova sicuramente verso verso il paddle, ok? Però non è l'unica cosa che dobbiamo verificare, dobbiamo verificare anche che si trovi nel range top bottom. Quindi per fare questo bisogna verificare anche che ball.y, quindi la coordinata y della nostra pallina, debba essere maggiore di paddle left punto top, ok, perché vi ricordo che verso l'alto, andando verso l'alto, la y diventa sempre più piccola, quindi questo torna, perché? Perché se top avrà il suo valore e la y deve essere maggiore, vuol dire che si trova all'interno del range, però non è l'unico range che deve essere rispettato, perché la pallina si deve trovare sempre in coordinata y anche minore della posizione verso il basso, quindi di bottom. Quindi se viene rispettata questa if enorme, allora che cosa succede? Succede semplicemente che la pallina chiaramente deve rimbalzare, quindi facciamo ball.speedx, che deve essere il suo opposto. E poi che cos'altro? Per rendere il gioco un attimino più interessante, andiamo a mappare i valori della velocità y, in che modo? Utilizzando la funzione map. La funzione map, adesso lo andiamo a vedere, ball.speedy uguale map. Map accetta diversi parametri, accetta un valore che è definito in un determinato range, che può essere riconvertito in un altro range. Mi spiego meglio, se noi passiamo la ball.y meno la paddle left.y, ok, che chiaramente avrà un valore, una dimensione, questo valore è sicuramente racchiuso tra meno paddle left.h, quindi l'altezza a metà, e paddle left e punto h, quindi l'altezza diviso 2. Quindi questo valore si trova sicuramente in questo range. Però, visto che noi lo vogliamo in termini di velocità, lo possiamo convertire in un range, per esempio, tra meno 10 e 10, in modo tale che ci sia uno sprint, ok? Perché lo sprint? Quindi un movimento, diciamo, più accelerato della pallina, perché io vi ricordo che la speed y l'abbiamo inizializzata ad un valore random tra meno 3 e 3, quindi inizializzarla ad un valore tra meno 10 e 10 rende quell'idea di scatto fulmineo durante il gioco, che rende chiaramente il gioco più interessante e meno monotono. Questa if deve essere fatta praticamente allo stesso identico modo, però chiaramente per il lato destro, quindi qui avremo right, avremo che deve essere però maggiore del paddle di destra, andando a considerare il lato sinistro, e allo stesso tempo la pallina, quindi la coordinata y della pallina, deve essere maggiore del paddle right punto top, e la pallina deve essere minore
sempre per quanto riguarda la coordinata y di paddleright.bottom. Fatto questo, questa è la giusta condizione perché chiaramente la pallina deve rimbalzare e la velocità y anche in questo caso la andiamo a smorzare, quindi la andiamo a convertire in un altro range, quindi ball.y meno paddleright.y viene riconvertito tra questo valore che è paddleright.h diviso 2, quindi la metà del paddle attuale, quindi la metà col meno se vogliamo fino alla metà positiva, sempre nell'intervallo meno 10-10. In questo modo e così facendo il nostro gioco è finito. Quindi mandiamolo in esecuzione e vediamo di giocare un po'. Ecco qua che, come si può notare, la pallina quando tocca dei bordi particolari tende a modificare la sua velocità in modo esponenziale, ok? Perché passa da 3 a 10, come si può ben notare. Eccolo là che appunto lo score va a modificarsi, adesso vado a perdere anche su questo lato, e vediamo quanto sia molto più interessante il gioco. Perfetto, quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video di programmazione. Bella ragazzi!